colleghi, cominciamo a preparare la delegazione di 30 appunto partecipanti a questa manifestazione per andare a Montecitorio, perché già insomma siamo alle conclusioni di questa manifestazione e ci dobbiamo lasciare con l'impegno di costruire attraverso iniziative sia di singola scuola che di città per arrivare ad una grande manifestazione unitaria con principalmente gli studenti, le famiglie, i docenti, i docenti precari, tutto il personale ATA. Una grande manifestazione popolare per difendere la scuola pubblica, perché ci sia investimento nella scuola pubblica e con tutto appunto le varie vertenze che sono rimaste nel limbo e che devono essere risolte assolutamente. Quota 96 in pensione, precari assunti su tutti i posti disponibili senza concorso, perché sono una spesa inutile. Ci sono più di 100.000 posti vacanti, che questi siano dati subito ai precari. E basta con le scuole, con le classi pollaio. E allora sta a noi difendere e invitare tutti gli altri colleghi che sono rassegnati a scrollarsi di dosso questa rassegnazione, perché l'unica via per ottenere dei diritti è la lotta. Non ci sono scorciatoie, è la lotta. Se ce ne stiamo a casa a guardare o a piangerci addosso non risolviamo nulla. Abbiamo capito che chi ci governa sono dei pescecani che ci vogliono mangiare e pestare. Pestano i nostri diritti, pestano la Costituzione. Cosa vogliamo di più? È chiaro, ci dobbiamo difendere. E l'unica difesa è la lotta. E allora, a partire da oggi, cominciamo subito a costruire le iniziative che poi ci vedano in una grande manifestazione unitaria, dove principalmente ci devono essere i protagonisti della scuola, a partire appunto dagli studenti e alle loro famiglie. Quindi qui tutti coloro che vogliono andare in delegazione a Montecitorio, così. Allora si esce da Via Nazionale, quindi tutti coloro che... ecco, la strada, il percorso non deve essere la via del corso, ma dalle strade parallele, secondarie. Grazie a tutti e speriamo che la prossima manifestazione sia molto più numerosa. Quindi portiamoci alla prossima manifestazione i nostri studenti, le famiglie, perché anche loro sono stanchi di questa scuola senza soldi, di questa scuola che non rispetta i diritti dei disabili, i diritti di avere delle classi decenti e a norma. Allora si esce nella direzione di Via Nazionale, la delegazione dei 30 esca dalla in direzione Via Nazionale. Tutti gli altri escano pure in direzione di Via Nazionale. Le bandiere?